Un'intervista speciale alle sconfitte di oggi delle ore 15. Franciscaner con Tarantino e Banalissimi con Palma e Caponetti. Allora, abbiamo la testa l'anno prossimo. Vale, facciamo parlare prima i Banalissimi. Allora, ragazzi, che è successo oggi? Avevate la capolista, diciamo. A C-Progress, una squadra forte. Però comunque abbiamo giocato. Tu che è successo devi chiedere se facciamo punti, se vinciamo. Abbiamo fatto due tripletti, quindi puoi dirlo bene. Che è successo? Abbiamo segnato. Avete segnato, ma la vittoria da quant'è che manca la vittoria? Dalla seconda giornata. Aia. Nel campionato deve essere stato. Siete ultimi in classifica. Sì, vabbè, mi sa che la matematica l'abbiamo raggiunta. No, per colpa di questo, è solo la penalizzazione che ci ha causato questo cretino che ci ha tagliato le gambe. Ecco. Noi andavamo diretti per la promozione. Allora si può dire che i Banalissimi sono in Serie C. Il nostro obiettivo di quest'anno è ripescare. Sentite l'organizzatore, qualche ripescaggio. Che ripescaggio c'è sempre. Hai visto l'orologio che ti ho fatto mandare a casa. Carino. Anche quella bottiglia di vino. Per la partita di oggi, diciamo un 13-9. Forse se facevate qualche gol in più magari. Sì, però non avevamo i ricambi. Già è un record fare 9 gol per noi. Già li faccio i 5. Quando ho sentito il punteggio ho detto cazzo 9 gol hanno fatto. Vabbè, mancava il penno difensivo per questo. Ma come hai fatti Marco? 3. Beh, hai visto? Ma li hai fatti? E due io? 3. Io? Che le 4? Io non gioco. Vi ha dato una mano a Cataldo oggi con l'articolo 11? Sì. Meno male. No, visti. Per finire, migliore in campo dei Banalissimi che Io. Che non ha giocato. Dai, 4 gol. 4 gol, incredibile. La partita dell'anno. 4 gol, lui che ha messo quello in questione. Ho capito. Va bene ragazzi, chissà salutiamo i dobbiamo giocare assieme da e Conversa. Perché? Vabbè. Perché così c'è. Per fare un po' di musica, dice Tarantino. Ciao. Che battuta da nostra. Va bene, salutiamo i Banalissimi, passiamo ai Franciscaner, sì, Tarantino. Vai. Come mai? Bruttissima partita oggi, Bruttissima dopo, perché all'inizio era. Grazie. Perché all'inizio era una partita equilibrata, nel senso che ci stavamo giocando 1-0 loro, 1-1, due occasioni. Poi purtroppo abbiamo avuto, a dire il vero, sfiga. Cioè sai quando le cose devono andare male, ti vanno male. Magari fai degli errori in attacco, sbagli il passaggio, sbagli in difesa, quello è bravo invece per dire la metà di croce. Cioè loro sono stati bravi perché hanno fatto una bellissima partita. Noi ci abbiamo provato, ma poi a un certo punto magari la sfiga dell'errore lì, l'errore di là, l'avversario bravo, e quindi alla fine il punteggio è stato anche largo, perché quando è finita 8-3. 8-3. 8-3 è stato il risultato comunque. Questi Franciscani che fino a un mese fa erano in zona playoff, adesso. Diciamo che non riusciamo a segnare, non riusciamo ad attaccare con incidenza. Ma adesso fate i playout, eh? Rischiate sì, seri. Pensiamo alla finale playout praticamente, perché è lì che ci giochiamo la salvezza. Ora vince con i portopalo, non vince, penso per così ci va la memoria per la classifica, non conta più niente. Cioè, a meno che non conta, conta per il fatto della posizione in classifica, per essere meglio posizionati per i playout. Però francamente credo che. Però. Insomma. Salutiamo Mirko che oggi appizzano il primato sicuramente. Ah. E niente, comunque abbiamo la testa alla finale playout, cercare di salvare. Quindi con il portopalo sarà un allenamento? No, allenamento, cercheremo portopalo. Di fare bene, però chiaramente è difficile, insomma, cioè per il trend portopalo di questa partita, che i Banalissimi conoscono bene. Abbiamo il nostro derby. Abbiamo una sfiga, cioè una sfiga paurosa, poi delle difficoltà che purtroppo ci trasciniamo tutto l'anno, quindi vediamo. Va bene Tarantino, ti ringrazio, ci vediamo con il portopalo. Okay, ciao. Mancino, una bella vittoria oggi 8-3, che se non ricordo male, contro i Franciscaner. Voi salite, ma un pensiero nei playoff glielo fate magari? Guarda, forse è troppo lontano. Purtroppo siamo lontani, noi non ci precludiamo nessun obiettivo. Però ora come ora dobbiamo pensare solamente a salvarci e arrivare anche in posizione più alta possibile per affrontare dei playout in caso agevoli. Adesso c'è l'ultima giornata, non ricordo purtroppo con chi giocate, però. Guarda, abbiamo messo impegno sin dall'inizio, lo metteremo anche per l'ultima partita. Non abbiamo raccolto tantissimi punti, però abbiamo dimostrato che facendo prestazioni buone come quella di oggi possiamo anche portarci a casa i 3 punti. L'attacco non è male, tu 2 gol, compagno 3. No, quando stiamo tutti bene le cose funzionano, perché comunque ci intendiamo, adesso un po' ci conosciamo un po' di più e riusciamo ad arrivare in porta. Qualcosa sui Franciscaner da dire? Oh no, una squadretta corretta,
l'importante è questo, è divertirsi. Ho capito. Pallone rotondo. Ok, il caldo oggi. Come dice il mio mister Gaetano Vassallo, che saluto. Ciao mister. Ah, anche noi lo conosciamo. Partite sono. Giusto, giusto, è vero, è vero. Il caldo oggi un po' dato parecchio personalmente fastidio. Mi ha penalizzato gli ultimi 10 minuti. Se mi davano la bombola di ossigeno l'avrei accettata volentieri. Vabbè. Ok, Niki, ti ringrazio. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao.